Buongiorno, buon mercoledì, la nostra settimana prosegue all'insegna del Muay Thai con l'istruttore Rolando Bernal della palestra Le Lune Fitness. Oggi Rolando impariamo il ruolo delle ginocchia nel Muay Thai, che è anche molto importante per le ginocchiate, sì, appunto. Infatti. Allora, la Muay Thai è conosciuta anche come l'arte delle otto armi. Perché? Perché usa pugni, gomiti, ginocchi, calci. Al di là di questo ha una tecnica molto usata anche in altre discipline, che è il clinch, che è la presa di testa del corpo dal bersaglio con delle proiezioni a terra, che veramente vedendoli anche in combattimenti reali è molto bello vederli, perché sono movimenti molto semplici da fare, però con la tecnica giusta sono molto belli anche da fare. E oggi li impariamo insieme a Giuseppe e Leonardo. Sì, facciamo le ginocchiate. Ok, allora ci giriamo guardando il mare. Allora, la prima cosa, per poter uscire a fare le ginocchiate, dobbiamo fare un piccolo passo in avanti, portare il ginocchio in avanti col bacino. Innanzitutto prima la guardia. Faccio un piccolo passo sinistro, porto il ginocchio destro facendo uscire il bacino. Il piede di appoggio resta in punta. E la guardia. Alta, passo 1 e rientro in guardia, vado 1, guardia, di nuovo 2, guardia, di nuovo 3, guardia, faccio tutte e due, ok? Passo destro, dopo passo sinistro, 1, 2, guardia, di nuovo 1, 2, guardia, ancora 1, 2, guardia. Allora, come lo possiamo fare un pochino più reale? Ci mettiamo i pao, i colpitori, per obbligare al praticante a far uscire il bacino, che è molto importante. Ok? In questo caso andiamo con Giuseppe e con Leonardo. Prima Giuseppe. Giuseppe va a portare il suo ginocchio destro al pao mio destro, ma io le vado a dare una distanza di obbligo, così il suo bacino esce per forza. Quindi lui non deve toccare me, non si deve incontrare con il mio braccio, ma il suo ginocchio deve arrivare. Andiamo, uno. Ecco. Così possiamo vedere che il bacino esce e lui si tiene a distanza di un eventuale colpo mio. E sempre col bacino fuori, switch, e così vedi che lui non si incontra con il mio altro braccio, semplicemente perché usa il bacino per colpire. Grazie Giuseppe. Leonardo, uguale, il ginocchio destro qua e non ti incontrare con la mia mano, via. Ok, di nuovo vai, bravissimo, bacino fuori. Piedi in punta, piedi di appoggio in punta. Bravo Leonardo, ancora. Ok, adesso faccio un piccolo switch. Qua, sì, vai, forza Leonardo. E così, vai, ancora. Bravissimo Leonardo. Ecco, ancora uno. Boom, molto bene. E domani scopriamo che cosa possiamo fare con i gomiti. Allora, grazie a Rolando, grazie a Leonardo, grazie a Giuseppe. Noi vi diamo appuntamento insieme a loro a domani alle Lune Fitness di Silvi Marina e torniamo anche oggi in pasticceria con la dietista, la dottoressa Marina Manieri. Ed eccoci di nuovo a parlare di dolci presso il caffè Atene Le Dune. Ieri eravamo con la dottoressa
Marina Manieri, buongiorno, che salutiamo. Buongiorno. E con la titolare Katia Giancola, che ci ha raccontato tutte le metodologie per preparare i dolci moderni. Quindi facciamo una distinzione tra pasticceria moderna e classica, e oggi ecco qui la pasticceria tradizionale. Dottoressa, questi dolci sono legati molto agli eventi, vero? Sì, assolutamente, sono dolci i quali ancora oggi si consumano in occasione appunto di feste particolari, e a me piacciono molto perché raccontano delle storie. Per esempio, le zeppoline sono legate alla festa di San Giuseppe del 19 marzo, anche se poi sono talmente buoni che li troviamo tutto l'anno fondamentalmente, ma anche il semplice bignè. Anche quello parla della domenica, del pranzo della domenica in famiglia, che si conclude tipicamente con un vassoio di mignon. E poi ci sono le pesche, che sono tipiche della tradizione abruzzese, qui nella variante limoni. E sì, c'è tanta tradizione in questi dolci. Veniamo al sodo, dottoressa. Quanto sono calorici? Un bel po'. Sono alimenti molto elaborati, molto ricchi di carboidrati in tutte le loro forme, quindi abbiamo sia zuccheri complessi che zuccheri semplici, e soprattutto sono ricchi di grassi sia provenienti dalle uova che ad esempio dal latte, vediamo quelli con la panna ma anche la crema. La crema è un alimento molto interessante perché è un alimento assolutamente completo dal punto di vista nutrizionale, però ovviamente va consumato con una certa moderazione. Se abbiamo esagerato con i dolci tradizionali, come possiamo fare per rimediare? Allora, intanto, essendo che sono alimenti legati a un'occasionalità, io direi di non badare neanche troppo. Ovviamente questo discorso vale se solo se sei in buona salute e non si hanno patologie alimentari, come per esempio il diabete. In tal caso bisogna stare un po' più attenti. Però se si è sani e magari si conduce una vita attiva, si riesce a introdurre dello sport nella propria quotidianità, che la domenica mangiamo qualche dolcetto in più, non dovrebbe destare grosse preoccupazioni. Poi è anche vero che qualora volessimo essere proprio bravissimi, magari ci andiamo a fare una passeggiata lunga tantissimi chilometri, così riusciamo a smaltire tutti i dolcetti che ci siamo mangiati. E allora, grazie alla dottoressa Marina Manieri, noi ci fermiamo qui per quanto riguarda la parte alimentare, ma sapete che il mercoledì la nostra trasmissione continua e oggi andiamo al mare. E abbiamo preso gusto a girare sul mare, infatti per la seconda settimana consecutiva la rubrica sulla moda si svolge a Silvia Marina, Mar del Plata, e noi ci godiamo questo meraviglioso spettacolo insieme a Laura Guidotti di Laura Store. Buongiorno Laura, abbiamo qui una serie di capi, di accessori da mare, e quello che ci interessa oggi è parlare di Ferragosto, perché tra pochi giorni ci sarà questa magnifica festa estiva, e quindi vogliamo da te qualche consiglio su come viverla in libertà ma anche con stile. Allora, un consiglio per Ferragosto: sicuramente preparare un outfit d'impatto che vada bene dalla giornata in spiaggia fino magari all'orario dell'aperitivo, come questo che vediamo addosso Eleonora. È un copricostume in pizzo con dei ricami in perline, cappello texano che oltre ad essere stilosissimo ci tiene al riparo anche dai raggi solari, sotto un costume coordinato a colore e un bellissimo sacchetto un po' stiloso per portare tutto il necessario al mare. E se la giornata di Ferragosto si prolunga fino alla sera, Laura ci propone un look shocking. Sì, andiamo sicuramente a stupire con questo intero in paillette bronzo, elegantissimo e stupendo, che vediamo sempre indosso Eleonora, con abbinato questo caftano in pura seta con decorazioni in perline, tutto decorato a mano. E sempre abbinato ad un bel cappello e alle nostre infradito, sempre trattate artigianalmente, piene di strass e lustrini. Laura, vediamo dei capi da mare apparentemente, ma in realtà versatili per la sera, quindi c'è un concetto di moda multitasking che in passato era impensabile. Si compra un capo che si può indossare in diverse ore, in diverse situazioni. Sì, esatto, questo è proprio uno dei nostri punti di forza, perché abbiamo delle linee mare di altissima qualità e con copricostumi che diventano
proprio degli abiti da indossare sempre, ma anche per delle cerimonie, come quelli che abbiamo visto appunto. Sono a tutti gli effetti degli abiti. E noi ci salutiamo dalla spiaggia di Silvi, ringraziamo Laura ed Eleonora Guidotti, ringraziamo anche Martina che nel backstage è stata fondamentale, grazie al nostro operatore Alberto Capo. Noi vi aspettiamo domani a Buongiorno Fitness, invece con Laura l'appuntamento è tra una settimana. Buona giornata!